L'errore di Antonio, secondo me, è stato quello, nel momento in cui finisce la storia con l'Inter, aver, secondo me, rifiutato Real Madrid, che ti faceva un contratto e tre ore dopo il Real Madrid ha preso Ancelotti. Tre ore dopo. E tu lì dici, perché lui ha rifiutato un contratto di tre anni, che però aveva questa clausola, cioè se Florentino Perez non fosse stato contento alla fine del primo anno, quei due anni sarebbero stati cancellati. Se invece fosse stato contento alla fine del primo anno, si sarebbero riconfermati gli altri due anni. Che è un contratto un po' che oggi va, questo contratto, lo fanno alcune società, che liberano l'allenatore se non sono contenti dopo il primo anno, e lui non accettò questa cosa perché gli parve, probabilmente dal suo punto di vista, una forma, diciamo così, di, non dico malfidenza, però insomma di testare un po' quello che poteva essere l'Antonio Conte al Madrid. Io credo che lì, ecco, questa è la mia opinione personale, io avrei rischiato di andare a Real Madrid, certo. Avrei rischiato, perché Real Madrid è Real Madrid. Eh beh,